Vi spiegherò perché questi 14 passi, 14 secondi, cosa hanno a che vedere con il futuro della carne e il futuro del pianeta. Facciamo finta che l'universo, invece di essere nato 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, fosse, fosse il Big Bang, fosse accaduto il primo di gennaio. Eh, Dell'anno e durante l'anno, quindi 365 giorni, in realtà, facciamo finta che eh, l'universo, tutta la storia dell'universo fosse in un anno. Bene, l'essere umano, tutta la storia che conosciamo, quindi tutte le persone importanti della storia, Alessandro Magno, eh, i grandi esploratori come Cristoforo Colombo, grandi ehm, come per esempio ehm, Giovanna Darco. Isabella Cattolica, tutti quelli che conosciamo sono in quest'anno negli ultimi 14 secondi del 31 di dicembre. Per farvi capire l'insignificanza che abbiamo nella storia dell'universo, in termini di spazio, la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni. Bene, facciamo finta che camminando dal Burkina Faso arriviamo in Nord Italia, a Treviso. 14 passi sarebbe la storia di tutte le persone di cui mai di cui avete sentito parlare. Siamo così piccoli e così importanti. In quest'anno, per esempio, l'ultima ora è l'evoluzione dell'uomo e gli ultimi 14 secondi, è tutti i vizi, tutte le virtù, tutte le grandi imprese delle persone della storia e in termini di spazio abbiamo spiegato siamo così minuscoli che 25 anni se fosse dal Burkina Faso fino a qui venissimo camminando 850 ore camminando noi saremmo in termini di spazio 25 anni così se qualcuno è più grande così se fossimo 100 anni saremmo così d'accordo siamo così insignificanti e così importanti allo stesso tempo questo animale si chiama axolot è una specie in rischio di estinzione. La biodiversità del pianeta è in rischio di estinzione eh, di varie specie perché siamo così piccoli, però stiamo causando la sesta estinzione di massa del pianeta. In questi 14 passi, 14 secondi abbiamo causato la sesta estinzione di massa della vita conosciuta nell'universo. Noi studiamo animali incredibili come l'Axolot quando era professore in bioingegneria negli ultimi anni, prima di lanciare questa startup che si occupa del futuro della carne, vi spiego come è passato dalla bioingegneria dove costruivamo dei reni, per esempio il laboratorio, altri laboratori. Nel mio laboratorio dove lavoravo costruivamo, per esempio, delle orecchie artificiali. Un giorno ho costruito un orecchio con una biostampante che è una tecnica molto avanzata. E il mio amico mi ha detto, Giuseppe, questo mi fa schifo, questo sembra un orecchio reale. Allora ho detto, se fa schifo vuol dire che fa bene, se fa schifo vuol dire che sembra un orecchio reale. Ho detto, perché non possiamo costruire, invece di un orecchio artificiale, perché non possiamo creare, noi che siamo i migliori del mondo, gli ingegneri di tessuti, a costruire tessuti e organi, perché non creiamo qualcosa simile alla carne? Perché non facciamo qualcosa che abbia l'impatto per essere ricordati nella storia? Per cercare di contribuire contro il cambio climatico. Siamo così piccoli, però possiamo fare qualcosa, ognuno di noi. Studiamo come è fatta internamente la carne e studiamo qual è l'impatto. Adesso vi spiegherò perché il futuro del cibo, il futuro della carne, il futuro del pianeta sono così uniti. L'allevamento utilizza l'83% di tutto il terreno arabile mondiale, ma nella dieta umana. Anche se usiamo l'83% delle terre coltivabili per l'allevamento, dall'allevamento otteniamo solo il 18% delle calorie in media della dieta umana. Una inefficienza incredibile per ogni chilo di carne, per esempio, di bistecca. Per fare una bistecca, per esempio, quindi carne di mucca, ci cioè vogliono 25 kg di mangime per l'animale e 15.000 litri di acqua ogni chilo di carne di mucca che mangiamo. L'effetto serra associato all'allevamento, l'effetto indiretto e diretto dell'allevamento è 14,5% di tutti, tutto l'effetto serra causato dall'uomo, ed è superiore all'effetto delle navi, degli aerei, delle motociclette, delle auto. Tutte insieme fanno più o meno un 13%, meno dell'effetto della carne sul pianeta. Bisogna avere una, capire quali sono le cose che impattano di più e avere una prospettiva globale. È un momento perfetto per spingere e per creare un'alternativa. Non vogliamo convincere da un giorno all'altro tutti a diciamo a convincere, obbligare a lasciare la carne, ma almeno capire qual è l'impatto e cercare di creare qualcosa che è un'alternativa. È il un momento adatto perché i governi stanno cercando una maniera più responsabile, più efficiente di utilizzare le risorse che hanno in mano, per esempio il governo della Cina, le aziende, le aziende di carne stanno cercando di entrare in questo mercato perché i governi hanno bisogno e il mercato lo sta chiedendo. Quindi le persone nel supermercato e nei Burger King, nei McDonald's stanno cercando alternative. Alcuni lo fanno per il colesterolo, altri lo fanno per gli antibiotici nell'allevamento, altri lo fanno per gli estrogeni, ognuno ha la sua ragione, altri lo fanno per ovviamente l'etica animale. E altri per evitare l'impatto del pianeta che possono causare. In questi ultimi anni, questi ultimi anni che sarebbero più o meno mezzo centimetro dal Burkina Faso fino a qui, nella storia del pianeta Terra, abbiamo, la Cina ha chiesto al Ministro della Salute di dimezzare il consumo di carne prima del 2030. Il 2030 sembra lontano, sono dieci anni. Tutte le aziende. Prima la Cina, poi tutte le altre aziende, prima le americane, come Tyson Foods Cargill, si sono lanciate a investire in questo settore perché se i governi lo chiedono e se la classe media, soprattutto quella cinese, sta chiedendo di consumare più carne e l'aumento globale della carne è di un 5% annuale... Ci vuole un'alternativa. In Europa ci siamo accorti nel 2018 che c'era un aumento degli ultimi 5 anni del 451% di richiesta di alternative alla carne nei supermercati e nei ristoranti e nell'ultimo anno l'ultima IPO, quindi l'ultima uscita in borsa sul Nasdaq, la più importante degli ultimi 10 anni è stata quella di Beyond Meat, dopo quella di Yahoo, per, pass, per, pass, per capire che passiamo da un tech più associato a, a internet che pensavamo fosse il futuro per sempre, beh adesso il food tech è così di moda che l'IPO più importante degli ultimi dieci anni è quella di Beyond Meat, un hamburger vegetale. Non stiamo parlando di convincere io a voi che dovete lasciare la carne, ma stiamo parlando che economicamente c'è una richiesta dei governi, una richiesta delle aziende e le persone lo stanno chiedendo, quindi c'è un cambio velocissimo. Secondo UBS, per esempio, la carne vegetale dei sostituti della carne stanno crescendo con un 28% annuale di tasso di crescimento, che è il doppio quasi dell'online food delivery in termini di, di crescita annua, e del Farming 4.0. Bene, esistono due filoni, la carne coltivata, fatta con cellule in laboratorio, non è commercializzabile ancora in nessuna parte del mondo, non si può trovare nei supermercati e nei ristoranti, si potrà trovare fra qualche anno è autentica nel senso che si usano cellule animali in laboratorio, ma i tempi e i costi di fabbricazione sono mol, molto poco efficienti. Poi c'è la carne vegetale, dove i tempi e i costi di fabbricazione sono già ottimi, ma non si riesce a ottenere bene, a parte la carne processata come gli hamburger, le polpette e i eh, le salsicce per esempio, non si riesce a ottenere qualcosa simile una carne fibrosa. E lì è dove stiamo lavorando noi con la startup per cercare di unire il sapore di quello che si ottiene adesso con la carne per esempio, gli hamburger vegetali che sanno di carne, questi nuovi che si sono stati lanciati negli ultimi anni, alla consistenza fibrosa che si ottiene da tecniche tradizionali che per adesso non permettono che il prodotto abbia un sapore di carne, e l'apparenza simile a quella che si può ottenere con carne in laboratorio con cellule. Quindi cerchiamo di unire questo e adesso creiamo diversi prototipi. I primi non assomigliano a pezzi di carne, ma hanno già la consistenza fibrosa di un pezzo di carne, essendo composti solo da ingredienti vegetali. Possiamo creare qualcosa che è più proteico, che non ha il colesterolo, che non ha antibiotici ovviamente, possiamo creare qualcosa nei prossimi anni che davvero sia un'alternativa. Non sarà facile creare un'alternativa alla fiorentina, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è quello di cercare di creare un'alternativa sempre migliore e che assomigli sempre di più a un pezzo di carne che non solo abbia come adesso la, solo la consistenza fibrosa, ma che abbia anche una struttura dove si può unire il muscolo e il grasso nello stesso prodotto, d'accordo? Se lo facciamo con la stampante 3D, lo facciamo su piccola scala, e abbiamo un impatto globale importante però limitato perché ci occupiamo di cibo personalizzato che possiamo creare con questa stampante 3D, qualità nell'educazione perché i ristoranti, gli studenti possono creare cose nuove, però quando passiamo alla scalabilità, produciamo non con una stampante ma con una macchina grande un'alternativa alla carne, allora sì possiamo combattere il cambio climatico davvero. I progetti a futuro sono ancora più interessanti perché non è solo questione di creare un'alternativa alla carne perché nei paesi occidentali mangiamo quattro volte più proteine del necessario, ma le necessità reali sono per esempio nel futuro utilizzare la biodiversità dell'agricoltura che abbiamo ed evitare che si perdano le coltivazioni di alcuni di questi semi e di alcuni di questi tipi. Di agricoltura che abbiamo perso, per esempio stiamo parlando con grandi organizzazioni per cercare di aiutare le zone rurali del pianeta nel, nei prossimi anni eh, per cercare di portare questa tecnologia su grande scala dove si possa utilizzare l'agricoltura ehm, locale. E eh, abbiamo parlato nel Parlamento europeo, nell'ONU con le, le agenzie spaziali per creare nello spazio eh, qualcosa che abbia la consistenza fibrosa e non solo ma, ma, un cibo liofilizzato e con grandi chef stellati per creare qualcosa di nuovo e non solo un'alternativa alla carne. E adesso l'ultimo messaggio che volevo dare è che siamo così piccoli nella storia dell'universo ma così importanti. Se ci svegliamo la mattina e andiamo a lavoro e pensiamo che ci svegliamo per cambiare qualcosa nel mondo, abbiamo una forza in più che ci spinge molto di più se ci svegliamo la mattina e sappiamo che non abbiamo la passione per quello che facciamo e non stiamo, cercando, non stiamo cambiando il mondo nel nostro piccolo. Quindi ognuno, secondo me, deve trovare la sua passione e deve svegliarsi la mattina cercando di amare e non odiare, creare e non distruggere, e ammirare e non disprezzare. Soprattutto negli ultimi anni, dove la frustrazione e le ansietà creano problemi così gravi. Quindi, perché non essere ricordati come la prima generazione nella storia, la prima generazione di esseri umani che ha fatto qualcosa contro il cambiamento climatico, adesso che abbiamo allo stesso tempo la tecnologia e l'informazione. Siamo fortunati, è la prima volta, siamo la prima generazione che ha la tecnologia in mano per cambiare le cose davvero e l'informazione possiamo avere in mano con internet, con le enciclopedie, con i grandi esperti mondiali, sappiamo come farlo, è il momento di farlo. Io ho scelto di essere ricordato e vorrei che tutti quanti pensassimo di cercare di essere ricordati per aver fatto qualcosa di buono per il pianeta, e, eh, di, anche se siamo così piccoli nella storia, di aver fatto qualcosa di grande. Grazie.